Vedo tra il nostro corpo di ballo qualcuno con una insolita regressione infantile. Carlo, come mai sei vestito così da... In che senso regressione infantile? Perché è tutto a posto. No, nel senso che mi sono vestito così per solidarietà. Perché sei vestito da bambino, Carlo? Per solidarietà nei confronti dei bambini. Ah, per solidarietà nei confronti... Sì, anche dei... vedi, lui è vestito da pollo per solidarietà nei confronti dei, bambini. Dei bambini che, poveretti, no, veramente, l'altro giorno, Tosca, ti posso dare del Tosca, posso dire Tosca, no, non so, posso, Tosca, sì, l'altro giorno ero con i miei nipotini, mi fanno tenerezza che c'hanno questo problema, che non riescono mai a giocare veramente i bambini, perché impiegano più a spiegare il gioco, noi siamo grandi, diciamo, ormai siamo grandi, invece loro hanno sto dramma. Cioè, facciamo che io ero la regina, tu facevi... Cioè, praticamente loro spiegano più... Cioè, perdono più tempo a spiegare il gioco che a giocare. E quindi mi sono vestito così per solidarietà. Per solidarietà. Cioè, per esempio, ieri io l'ho visto... Cioè, loro puntualmente si incontrano. Sì. E cominciano. Facciamo che io ero la regina, tu facevi il cavaliere, incontravi la fatina al castello della neve, incontravi lo stregone che faceva le magie, che poi lui diceva il nome, apparivano persone che poi io te lo dicevo, che però tu non volevi, che poi lei si vendicava con la clava sulla schiena, poi moriva, ma tu poi andavi da lei, che era la fatina che arrivava, lo curava e scompariva. Poi tornava, combatteva, liberava la regina dal castello della strega, che era lei che si arrabbiava. E poi mandava i mostri senza testa che volevano mangiarci. Scappavamo per salvarci e poi ci nascondevamo nel divano. Ma poi i mostri ci trovavano, ci stavano rapendo. Ma tornava la fatina, che era lei che lo scopriva, perché lui con il cavallo supersonico correva da perdere. Ma in realtà voleva farlo solo per fregarla, dopo gli andava da lei, che era la strega cattiva, gli diceva che voleva essere buono, poi la strega si arrabbiava e lo pietrificava, trasformava in una statua e quella guardava. Non ho capito. Allora tu facevi il principe, sentivi la notizia, fuggivi dal castello con la spada ed il mantello, poi salivi sul cavallo, poi correvi fino a lui, che facevi il saltimbanco e gli dicevi di seguirti, non parlare, stare zitti, che volevi concentrarti per distruggere la strega, che voleva porre fine all'esistenza del pianeta. Poi arrivava gli eroi che uccidevano la strega e liberavano anche noi. Din don, dice il campanello puntualmente, amore, sono la mamma e ce ne dobbiamo andare. Ma non abbiamo neanche cominciato a giocare, amore, 3 ore e mezza per capire chi fa cosa, improvvisa, no? Crea un canovaccio, una situazione. Ma non abbiamo ancora cominciato a giocare. E allora ti fanno tenerezza, perché certo, proprio questa è la cosa più bella dei bambini, che abbiamo anche noi qui a Barstella, lì, no, c'è l'immaginazione. Certo. E allora io mi sono detto che non c'è nulla di più poetico di una bambina che dice a un bambino: facciamo che combatti, facciamo che mi trovi, facciamo che mi baci, facciamo che mi sposi, facciamo che ero piena di malinconia, però arrivavi tu e mi portavi via su un tappeto volante tra un cielo pieno di stelle, lontano dalla torre che è la felicità, è chiusa in un cassetto, ma a volte non la trovo, e allora me la immagino, e allora me la immagino, e allora me la immagino, e allora me la immagino. Signori, Carlo Amleto! Dei bambini, dei bambini.